Giovanni, quando si imbatte in episodi spiacevoli come quello capitato all'amico Giona, all'inizio ci rimane male, ma poi si dà da fare e molto. Riesce addirittura a rabbonire le guardie, avvisate del fattaccio, rassicurando che l'infortunato sarebbe stato aiutato a tornare a casa dagli amici. Giona, tutto a posto? Sì, ma in questo rimorso come posso fare? Tu sei ebreo e quindi la confessione è un problema, ma se fossi cristiano? Cristiano? Guarda, se tu dici che posso liberarmi dal rimorso, allora cristiano, beh, sì. Questo è il catechismo. Insieme leggeremo e capiremo quanto ci vuole bene Gesù. Ma guarda, questo Gesù, figlio di Dio, venuto a liberare tutti, e anche me, dalle colpe, dalla mia colpa, meraviglioso. Un catechismo cattolico, ma vogliamo scherzare? Questo figliolo vuole tradire la nostra religione. Sciaguvato, che hai tradito la religione della tua famiglia e hai tradito anche il nostro bene per te. Addio papà, addio mamma, ma io vi vorrò sempre bene. È dura, Giona? Sì, è dura. Ora sono abbandonato da tutti quelli di casa, che prima dicevano di volermi bene. Tieni un po' di cibo, dai, ti aiuto io. Ti aiuto io, non disperarti. Seguire Gesù, quando si capisce che Gesù è una persona che ti vuole bene sul serio, si prova un'immensa gioia. Ed è quella gioia che prova Giona nel giorno del suo battesimo. Ho aiutato Giona e anche altri, ma io, che cosa vuole il Signore da me? Sacerdote, religioso, missionario? Gesù, parlami. Mamma, cosa vuole Gesù da me? Prega e poi fa quello che ti senti di fare. Ma ricordati che se diventi un prete ricco, a casa tua io non ci vengo. Giovanni, non ti ci vedo come religioso. Tu hai un'altra stoffa. Caro Don Cafasso, e allora cosa devo fare? Continua a frequentare il seminario. Nel seminario accadono eventi importanti come la vestizione. Giovanni, vestendo l'abito talare, diventa Don Giovanni Bosco. Commozione di tutti, tanta emozione. Questo è un giorno regalato dal cielo e segnato nell'anima. Ehi, Don Giovanni! In una festa non ci si può privare del tuo violino. Che faccio, mamma? Dai, suona. Un po' di allegria non guasta. Suona, suona. Oh, come si balla bene. Che musica. Dai, suona, suona. Che noi qua giù nell'aia balliamo. Oh, no, no, così non va bene. Mi dispiace, non va bene. Se questo strumento deve servire per essere un po' lascivi nel comportamento, non va bene. Allora lo rompo e non se ne parli più. Don Giovanni ama tutto ciò che serve ad elevare l'animo al Signore in allegria. E la musica, quando è ben guidata, è uno di quegli strumenti che aiuta a realizzare questo scopo. E come la musica, così anche le altre arti. E questo i suoi amici lo hanno intuito da tempo. Per questo lo cercano continuamente in seminario, con buona pace del portinaio che non riesce a fermarli.